questo ritorno in presenza ci sembra di buon auspicio per poter svolgere le attività dall'inizio dell'anno scolastico, spero fino al termine, tutti in presenza. Abbiamo notato grande entusiasmo da parte degli studenti e in modo particolare anche da parte dei professori. Alla sede centrale abbiamo tre accessi, gli orari diversificati, inoltre abbiamo 11 aule, 8 funzionanti giù al provveditorato e altre 6 aule lì all'ex asilo Benvenuti, quindi siamo molto dislocati e questo ci permette del controllo dei ragazzi sia per gli assembramenti che per diciamo, il flusso e il deflusso degli studenti dai vari plessi scolastici. Già sono iniziate le attività in azienda, in effetti già dal primo giorno di scuola gli studenti delle classi quinte sono in vendemmia e questo ci permette di poter avere un controllo anche sugli spazi aperti. Per quanto riguarda invece i controlli obbligatori sul Green Pass tra il personale scolastico, come sono andate queste prime due giornate? È andato tutto molto tranquillo. Noi dal primo di settembre che stiamo facendo i controlli e non ho trovato alcuna criticità. La gioia di rivedere i ragazzi è stata tanta e li ho voluti incontrare tutti. Praticamente ho girato tutte le classi per salutarli e il desiderio di vederli e di ricominciare diciamo, in questa pseudo normalità, tolte le mascherine, diciamo così, il resto ecco, mi ha riempito di gioia. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, pratico, no? Tutte le paure che ci sono, no? Di questo inizio per le nuove disposizioni sono andate tutte molto bene perché con la nuova piattaforma per il controllo del Green Pass è stato semplificato, non c'è bisogno di controllare a tutte le persone ma solo quelle che hanno il Green Pass non in regola, venivano segnalate, ma in questa scuola veramente sono proprio pochissimi, quindi perché la maggior parte del personale si è vaccinato, quindi non ci sono stati grossi problemi, anzi va tutto abbastanza spedito. I timori di avere lunghe file di controlli non ci sono stati. Ci abbiamo circa 680 ragazzi divisi in 34 classi più 3 del serale e quindi abbiamo predisposto ingressi e uscite separati, quindi tutti i soliti percorsi. Le classi, non ci sono classi pollaio, ci sono classi insomma al limite della capienza, però ecco siamo tutti a posto. Anzi, ci tenevo a ringraziare la provincia perché nel frattempo hanno fatto dei lavori di ampliamento sia per il laboratorio che deve essere ultimato a breve di sala e bar, sala bar, e quindi abbiamo uno spazio in più, verranno allargato un altro laboratorio che è un po' la zona della scuola dove è più difficile mantenere le distanze. Però ecco, in questo modo riusciamo a sopperire abbastanza bene al Covid, insomma.